plus esclusivamente consacrate alla popolazione d'origine algeriana. Ma c'erano congregazioni religiose che erano più specialmente dedicate alla popolazione algerina. Alors, est-ce qu'avec l'indépendance, l'Église allait disparaître complètement de l'Algérie? Allora questo vuol forse dire che una volta avvenuta l'indipendenza, la Chiesa sarebbe scomparsa dall'Algeria? Et je dois parler ici de la grande figure du cardinal Duval. Devo parlare della grande figura del cardinale Duval. Le cardinal Duval qui est arrivé en 1948 comme évêque de Constantine. Arrivato nel 1948 in Algeria come vescovo di Costantina. A commencé par se rendre compte que les choses ne pouvaient pas durer. Si è ben presto reso conto che le cose non potevano andare avanti così. Il s'est mis vraiment à l'écoute du peuple algérien. Si è messo davvero all'ascolto del popolo algerino. Tout en étant très attentif à son peuple, au peuple chrétien qui était ici, qui était en Algérie à ce moment-là. Senza per questo non essere anche attento al popolo cristiano che esisteva già in Algeria. Cioè, et deux années avant le général de Gaulle. E già due anni prima di quello che avrebbe fatto il generale de Gaulle. Il a demandé, il a prôné le droit du peuple algérien. Chiesto, ha reclamato a gran voce il diritto del popolo algerino a prendere in mano son proprio destino. A prendere in mano il suo proprio destino, l'autodeterminazione. Donc il a eu à l'intérieur même de son église des oppositions. Quindi all'interno stesso della sua chiesa si sono manifestate delle opposizioni. Mais il a toujours essayé de garder l'unité de l'église qui était en Algérie. Lui però ha sempre cercato di mantenere l'unità della chiesa in Algeria. Mais l'inévitable est arrivé, c'est-à-dire que l'Algérie en 1954 a commencé la lutte armée pour l'indépendance. Ma è successo l'inevitabile, cioè nel 1954 in Algeria è scoppiata la lotta armata per l'indipendenza. Et en 1962. E nel 1962. Donc à peu près un million d'Européens ont quitté l'Algérie pour la France, pour l'Espagne, pour d'autres pays. Circa un milione quindi di europei nel 62 hanno lasciato l'Algeria per la Francia, la Spagna, l'Italia e altri paesi europei da cui provenivano. Ma un certain nombre de prêtres et de religieuses et de chrétiens. Un certo numero di preti religiosi, religiose e cristiani laici a tenu à accompagner l'Algérie dans son indépendance. Ci hanno tenuto ad accompagnare il cammino dell'Algeria nella sua fresca indipendenza. Et le pouvoir algérien à ce moment-là a demandé à l'Église de rester. Il potere, il nuovo potere algerino ha chiesto alla Chiesa di rimanere. Pour mettre ses possibilités au service de l'Algérie indépendante. Per mettere le sue capacità a servizio dell'Algeria indipendente. Et le cardinal Duval a été l'artisan de ce passage d'une Église coloniale à une Église post-coloniale. Il cardinale Duval è stato l'artefice di questo passaggio da una chiesa coloniale a una chiesa postcoloniale. Alors les choses sont bien continuées jusqu'en 1974-75-76. Le cose sono andate avanti bene fino al 1975-76. Parce que nous avions des hôpitaux, des écoles, des centres de formation professionnelle, des centres d'artisanat. Avevamo delle scuole, dei centri di formazione professionale, di istruzione, di artigianato. E en 1976 tutto a été nationalisé. E tutto nel 1976 è stato nazionalizzato. Donc l'Église a perdu tous ses moyens. La Chiesa ha perso tutti i suoi mezzi. Je veux dire tous ses moyens humains, toutes ces structures qui sont passées à l'État. Nel senso, mezzi, le strutture sociali che sono passate in mano allo Stato. Alors est-ce que l'Église allait rester ou partir? Allora la Chiesa cosa deve fare? Rimanere o andarsene? La popolazione algerienne e tutti i nostri amici. La popolazione algerina e tutti i nostri amici. Nous ont dit vous restez. Hanno detto rimanete. Alors, ça a été le début pour nous de la créativité et de l'invention. Per noi è stato l'inizio della creatività, dell'invenzione. Alors certains sont rentrés dans l'enseignement algérien. Moi je suis devenu professeur dans une école de
de l'enseignement algérien. Alcuni sono diventati insegnanti, come anch'io. D'autres sont restés dans les centres de formation professionnelle. Altri sono restati nei centri di formazione professionale. Et nos maisons se sont ouvertes. Le nostre case si sono aperte. Des voisins, des voisines confiaient aux pères et aux sœurs leurs enfants pour les aider à parfaire leur éducation. Dei vicini ci affidavano i loro figli per perfezionare e completare la loro educazione, la loro istruzione. Donc nous étions une église aux mains vides. Eravamo una chiesa con le mani vuote. Mais l'amitié avec ce peuple algérien a continué et même a grandi. Ma l'amicizia con il popolo algerino è continuata, anzi si è cresciuta. Parce que nous étions plus libres pour la rencontre. Eravamo più liberi per essere disponibili all'incontro. Et à ce moment-là, nous nous sommes beaucoup rapprochés du peuple algérien. Ed è così che ci siamo molto più avvicinati al popolo algerino. Et nous avons vécu une époque de plus grande convivialité avec la population algérienne. Abbiamo vissuto un tempo di maggiore convivialità con la popolazione. Donc cette période-là, de disons, ce passage de l'indépendance à 1976 marque, disons, la période d'une église post-coloniale. Il periodo dall'indipendenza 75-76 è quello di una chiesa post-coloniale. Et à partir de 1976, au moment où nous avons tout perdu, et dal momento in cui abbiamo perso tutto nel 1976, nous avons commencé à devenir l'église non pas en Algérie, mais l'église d'Algérie. Abbiamo cominciato a diventare la chiesa non più in Algeria, ma la chiesa dell'Algeria. Donc nous avons passé à peu près 10 ans comme ça de convivialité, d'essais, de nouveaux centres, de petits centres d'accueil pour les Algériens. Abbiamo così passato una decina d'anni di convivialità, di apertura di piccoli centri di incontro con gli algerini. A ce moment-là, l'Algérie connaissait une période plutôt de croissance économique. Ed era anche un periodo di crescita economica per l'Algeria. Mais en 1986, il y a eu la chute du prix du pétrole. Ma nell'86 c'è stato il crollo dei prezzi del petrolio. Donc avec des difficultés énormes au point de vue économique. E quindi si sono manifestate difficoltà enormi dal punto di vista economico. Alors, le pouvoir qui était aux mains du Front de Libération Nationale, le FLN, il potere che era in mano al Fronte di Liberazione Nazionale, le FLN, quello che aveva portato avanti ancora la lotta armata, si trouvé menacé par le Front Islamique du Salut, qui était déjà un pouvoir islamiste radical. Si è trovato minacciato dal FIS, il Fronte Islamico di Salvezza, che stava già venendo piuttosto avanti. Des élections ont eu lieu. Ci sono state elezioni. Et le Front Islamique du Salut a gagné les élections municipales. E questo Fronte Islamico ha vinto le elezioni amministrative. Et en 91, ils étaient prêts à gagner les élections législatives. Nel 1991 erano sul punto di vincere anche le elezioni politiche. Ma l'armée est intervenue et a interrompu le processus d'élection législative. Ma è intervenuto l'esercito che ha interrotto il processo regolare di elezioni. Alors, les membres du Front Islamique du Salut, i membri del Fronte Islamico di Salvezza, beaucoup sont devenus ont formé l'armée islamique du Salut. In molti sono passati a formare l'esercito islamico di Salvezza. Et ils sont partis dans la montagne pour lutter contre le pouvoir. E sono andati nella montagna, diciamo in clandestinità, per lottare contro il potere. Et a commencé à peu près dans les années 90-99 a eu lieu ce que nous appelons les années noires. E nel decennio degli anni 90 è stato quello degli cosiddetti anni neri. Et en 1993, le Front Islamique, l'armée islamique du Salut a demandé à tous les étrangers, y compris les chrétiens, de quitter le pays. E nel 1993 l'esercito islamico di salvezza ha chiesto a tutti i tutti i cristiani e quindi a tutti gli stranieri di abbandonare il paese. Alors la question s'est posée encore pour l'Église d'Algérie de savoir si on restait ou si on partait. Di nuovo la domanda, andarsene o rimanere.
e l'Église d'Algérie a décidé de rester au milieu du peuple algérien. La Chiesa d'Algeria ha deciso allora di rimanere con il popolo algerino. Nous avions connu la belle période de la croissance, du développement du pays. Abbiamo conosciuto il bel periodo della crescita e dello sviluppo del paese. Qui s'est fait dans la joie et dans beaucoup de avec beaucoup de liesse et de force. Che si è fatto con molta allegria, contentezza e anche con decisione, con forza. Et ce n'était pas au moment où l'Algérie commençait à avoir une période difficile. E non era nel momento in cui l'Algeria cominciava ad avere delle difficoltà. Que nous allions abandonner nos amis. Che avremmo potuto abbandonare i nostri amici. Donc nous sommes restés, l'Église d'Algérie est restée dans la tourmente des années 90. La Chiesa d'Algeria è così rimasta nella tempesta degli anni 90. Alors cette période-là a fait à peu près 150.000 victimes de la violence. Ci sono state circa 150.000 vittime morti della violenza. Et 19 membres de l'Église ont été assassinés. E 19 membri della Chiesa sono stati assassinati. Le dernier assassiné a été Monseigneur Clavery. L'ultimo è stato Monsignore Pierre Clavery, qui a été assassiné à côté de son chauffeur et ami en rentrant d'Alger. Era il vescovo di Orano ed è stato ucciso insieme al suo autista e amico musulmano mentre tornavano d'Algeria. Et symboliquement leur sang se sont mêlés. E così anche simbolicamente il loro sangue si è mescolato l'uno con l'altro. Et c'est l'image au fond que l'Église en Algérie est vraiment devenue l'Église d'Algérie. Ed è l'immagine che consacra il passaggio da Chiesa in Algeria a Chiesa d'Algeria. Et je crois que cet acte symbolique et réel a permis a donné beaucoup de crédibilité à notre Église. E questo atto, tanto simbolico quanto reale, effettivo, ha dato molta credibilità alla nostra Chiesa. Puisque nous étions étrangers, nous pouvions partir. Essendo stranieri, avremmo potuto andarcene. Et nous sommes restés. E invece siamo restati. Dans la tourmente, dans la tempête, auprès de nos amis algériens. Nella tormenta, nella tempesta, vicino ai nostri amici algerini. Mais si nous sommes restés, c'est aussi à cause de l'amitié et du soutien que nous ont donné nos amis algériens. Ma se siamo restati anche grazie al sostegno, all'amicizia che gli algerini ci hanno dato. Sans nos amis algériens, nous n'aurions pas pu rester en Algérie. Senza i nostri amici algerini non avremmo potuto rimanere in Algeria. Souvent ce sont eux qui nous ont protégés. Spesso sono stati loro a proteggerci. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans cette période de violence, disons que l'Algérie avait perdu la tête. Sì, in quel periodo di violenza estrema si può dire che l'Algeria aveva perso la testa. Parce qu'à l'intérieur de la même famille, il y avait un islamiste, il y avait quelqu'un qui était dans la police, quelqu'un qui était dans l'armée, quelqu'un qui était dans un parti libéral. Nella stessa famiglia poteva esserci quello che era con i radicali islamici, poteva esserci quello nella polizia, quello nell'esercito, oppure uno che era affiliato a un partito liberale. Oui. Donc l'Algérie était éclatée à l'intérieur même de sa cellule fondamentale qui est la famille. La famiglia era insomma, l'Algeria era insomma esplosa fino al livello della cellula fondamentale che è la famiglia. E poi il presidente Bouteflika ha été élu en 98-99. Poi nel 1998-99 è stato eletto il nuovo presidente Bouteflika. A été mis en route un processus, disons, de réconciliation nationale. È stato avviato un processo di riconciliazione nazionale. Et grâce à Dieu, depuis ce temps-là, nous vivons une paix, disons, pas totale, mais une paix relative, vraiment satisfaisante pour pouvoir continuer. Et grazie a Dio, da quel momento abbiamo cominciato a vivere una pace relativa, insomma, ma buona, soddisfacente, che ci permette di stare, di lavorare. Mais il s'est passé ceci, c'est que l'Église d'Algérie est passée dans le paysage religieux de l'Algérie. L'Église est passée dans le paysage religieux de l'Algérie. La Chiesa s'est quindi inserita nel paesaggio religioso dell'Algeria. Nous avons eu quelques difficultés au niveau de notre statut. Abbiamo avuto delle difficoltà a livello del nostro statuto come Chiesa. Mais le nouveau ministre des Affaires religieuses. Ma il nuovo ministro degli affari religiosi ha dichiarato pubblicamente
Je ne suis pas le ministre uniquement des musulmans. Non sono il ministro soltanto dei musulmani. Je suis le ministre des musulmans, des chrétiens et des juifs. Ma dei musulmani, dei cristiani, degli ebrei. Donc il y a une sorte de convivialité qui s'est établie et qui nous donne la possibilité de vivre le message de Jésus au milieu de ce peuple. Quindi si è creata una sorta di convivialità che ci permette di vivere e di, il messaggio di Gesù presso questo popolo. Voilà, pour ce qui est, disons, de la période d'histoire et des différentes fluctuations à travers lesquelles nous sommes passés. Ecco quello che è stato, insomma, il percorso con le varie fluttuazioni attraverso cui siamo passati nella storia recente. Alors, quelques musulmans se sont convertis à la foi chrétienne. Alcuni musulmani si sono anche convertiti alla fede cristiana. Alors ça peut poser, ils sont pas nombreux, mais ça peut poser des questions au niveau des familles. Sono pochi, però possono comunque porre dei problemi a livello delle famiglie. Mais cela ne pose pas de problème avec le pouvoir algérien. Però non crea problemi rispetto al potere algerino. Parce que la constitution algérienne protège la liberté de conscience. Perché la libertà di coscienza è protetta dalla stessa Costituzione. Et nous avons pu nous en expliquer avec le ministre des Affaires religieuses. E abbiamo potuto parlarne e spiegarci con il ministro degli affari religiosi. Qui admet qu'un musulman peut devenir chrétien. Che ha ammesso che un musulmano possa diventare cristiano. C'est une question de conscience. È una questione di coscienza. Cela ne veut pas dire que cela n'a pas une résonance au niveau sociologique. Non vuol dire che questo non abbia delle risonanze, delle conseguenze a livello sociologico. Je ne sais pas ce que serait votre réaction si votre frère ou si votre sœur tout d'un coup disait je deviens musulman. Non so quale sarebbe la vostra reazione se un vostro fratello o sorella d'un tratto dicesse mi faccio musulmano. Ça provoque effectivement une question et un problème au niveau de la famille. A livello di famiglia provoca dei problemi. Mais nous avons actuellement dans cette église d'Algérie la possibilité d'avoir des activités qui sont d'ordre humanitaire. Ma abbiamo attualmente la possibilità nella nostra chiesa d'Algeria di fare promuovere delle attività di tipo umanitario. Voilà où on est à peu près actuellement, où nous en sommes par rapport à cette longue histoire de l'église d'Algérie. Ecco, noi siamo circa a questo punto nella nostra ormai lunga storia di chiesa in Algeria. Voilà. Un'altra domanda. Procedendo, c'è un'altra frase che si trova nel libro, no, ve la traduco direttamente, insomma ce l'ho notata in francese, ma corrisponde allo spirito di quello che viene detto nella traduzione, ovviamente. Quello che le persone si aspettano da noi, in molti casi, è che siamo tra di loro una presenza fraterna, tra virgolette. Il più grande dono che Dio abbia potuto farci attraverso questa storia è quello della nostra fragilità e della nostra piccolezza. Ecco, allora la Chiesa ha scelto questo, che è tra virgolette un luogo di frattura dei cristiani in minoranza. Molti si sono domandati come vivere nel contesto algerino, ma c'è lì anche un lavoro pastorale? O è una presenza, come già avevo anticipato prima, dalle mani vuote? Oppure è una tattica evangelizzatrice? Ecco, nel libro secondo me personalmente è una delle due parti più belle, proprio godibili dal punto di vista della lettura, anche se tutto il libro è molto interessante ovviamente, fa una riflessione sul modo di essere, di vivere di Gesù, mettendo quindi in evidenza il suo essere un uomo di relazioni, di incontri, di dialogo, ancora prima di essere il predicatore, poi il Redentore. Allora, in quale modo la vostra missione come Chiesa vive questo essere presenza fraterna? Alors, je vais d'abord vous donner, parlant de mon diocèse, vous donner des chiffres qui vont vous convaincre. Parliamo intanto della mia diocesi, per essere più preciso, e vi do qualche cifra. Bon, je suis
l'évêque d'un diocèse qui comporte à peu près une centaine de chrétiens. Sono vescovo di una diocesi che comprende circa 100 cristiani. En admettant que les prêtres sont chrétiens, que les frères sont chrétiens, que les religieux sont chrétiens. Mettendoci dentro anche i preti, le suore e i religiosi. Il y a, nous sommes à peu près une centaine de chrétiens pour cet immense territoire au milieu de 4 millions de musulmans. Quindi circa un centinaio di cristiani in mezzo a un immenso territorio sul quale vivono 4 milioni di algerini. Alors, nous ne faisons pas de baptême. Je vous dirai tout de suite que moi, depuis que je suis évêque, j'ai fait 3 baptêmes. Non facciamo battesimi. Da quando sono vescovo io ne ho fatti 3. Donc, 2 baptêmes de migrants. Di cui 2 battesimi di emigrati. Un baptême d'Algérien. E un battesimo di un algerino. Bon. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que vous faites en Algérie? Allora potete chiedermi che cosa fa in Algeria. Alors ma question est, est-ce que Jésus est venu pour les chrétiens seulement, pour l'humanité tout entière? La mia domanda è, ma Gesù è venuto solo per i cristiani o per tutta l'umanità? Est-ce que l'Église est pour les chrétiens seulement ou pour l'humanité tout entière? E la Chiesa quindi è solo per i cristiani o per l'umanità intera? Je n'ai fait qu'un baptême ou deux et je ne suis pas frustré. Ho fatto un battesimo, due e non mi sento frustrato. Pourquoi? Perché? Parce que je crois que l'Église, quand elle peut ou quand cela lui est donné de le faire, elle doit baptiser, elle doit faire de la catéchèse, elle doit... mais si cette possibilité-là n'existe pas, que faire? Perché credo che quando la Chiesa può farlo, le è concessa la possibilità, deve battezzare, fare catechesi, tutte le attività. Ma se questa possibilità non c'è, che fare? Alors, secouer ses sandales et partir. Scuotere i sandali e andarsene. Mais les Algériens tiennent à ce que nous sommes là. Ma gli algerini ci tengono che noi restiamo là. Pour vivre justement cette fraternité universelle. Per vivere proprio questa fraternità universale. Pour montrer que l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Per dimostrare che l'amore di Dio non ha frontiere. Pour montrer que l'amour de Jésus n'a pas de frontières. Per mostrare che l'amore di Gesù non ha frontiere. Et si nous sommes en Algérie, ce n'est pas par tactique. E se noi siamo in Algeria non è per una tattica. C'est parce que nous aimons les Algériens. È perché amiamo gli algerini. Et c'est parce que nous sommes aimés des Algériens. È perché noi siamo amati dagli algerini. Et que s'aimant les uns les autres, nous avons quelque chose à faire pour notre humanité commune. E perché amandoci gli uni gli altri abbiamo qualcosa da fare per la nostra umanità che abbiamo in comune. Notre Église n'est pas orientée vers la catéchèse et vers la croissance de sa propre. Nous ne sommes pas orientés vers la croissance de l'Église. La nostra Chiesa non è orientata alla catechesi e alla sua propria crescita. Parce que cela ne nous est pas donné. Perché questo non ci è concesso. Souvent les Algériens se demandent, mais tu es en Algérie depuis 1970 et tu n'es pas encore musulman. Gli algerini mi chiedono anche, ma tu come, tu sei in Algeria dal 1970 e non sei ancora musulmano? Ils sont toujours étonnés de cela. E rimangono stupiti. Donc nous posons une question. Quindi la nostra presenza pone una domanda. Et nous sommes respectés comme chrétiens. E allo stesso tempo siamo rispettati come cristiani. Alors nous ne sommes pas orientés comme une église qui est une église de pastorale et de catéchèse. Non siamo quindi orientati a essere una chiesa di pastorale e di catechesi. Mais comme une église orientée vers l'avènement du royaume de Dieu. Una chiesa che è orientata all'avvento del regno di Dio. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Il regno di Dio non è la chiesa. L'église est au service de l'avènement du royaume de Dieu. La Chiesa è a servizio della venuta del Regno di Dio. Cela ne veut pas dire que l'Église soit en dehors du royaume de Dieu. Che non vuol dire che la Chiesa sia poi al di fuori del Regno di Dio. Mais nous avons un avenir à construire ensemble, qui est celui de l'avènement d'un peuple de béatitude. Ma abbiamo un compito da svolgere assieme che è la costituzione di un popolo delle beatitudini. Quand Jésus a proclamé les béatitudes,
quando Gesù ha proclamato le beatitudini, il n'a pas fait passer tous ceux qu'il nommait par des registres de catholicité. Non ha fatto passare quelli che nominava attraverso dei registri di cattolici. Mais il a bien dit que les pauvres, les purs, les artisans de paix, les affligés, tout cela était du royaume de Dieu. Ma ha detto che i poveri, i puri, gli afflitti, gli artigiani di pace erano tutti figli di Dio. Et de fait, nous constatons que le royaume de Dieu nous précède dans ce peuple algérien. Et di fatto lo constatiamo, il regno di Dio ci precede nel popolo algerino. Justement parce qu'ils vivent des valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Proprio perché vivono dei valori fondamentali del regno di Dio. Nous avons aussi nos ennemis, ceux qui ne veulent pas que nous soyons là, etc. Bon, tout n'est pas, déjà le paradis. Abbiamo poi anche noi i nostri nemici, quelli che non vorrebbero che siamo lì, non è che siamo già in paradiso. Mais nous avons cette possibilité d'être tout d'abord des voyants du royaume de Dieu. Però abbiamo questa possibilità di essere anzitutto dei coloro che vedono il regno di Dio. Je peux nommer des personnes dont je suis sûr, si vraiment le Seigneur m'accorde le ciel, qu'elles seront avant moi au paradis. Ci sono delle persone delle quali sono sicuro di vederle, se il Signore mi accorderà di esserci anch'io in cielo, di vederle prima di me arrivare in cielo. Qui ont vis-à-vis des autres une charité extraordinaire. Perché hanno una carità straordinaria verso gli altri. Un de mes amis un soir avait une famille de 7 enfants. Un mio amico una sera, il padre di una famiglia di 7 figli. Il est sorti un soir, il pleuvait, il faisait froid. È uscito, pioveva, faceva freddo. Il a trouvé par terre un homme qui était le fou du village. Ha trovato gettato in terra un uomo che era lo scemo del villaggio. Qui avait froid, qui avait faim. Che aveva freddo, aveva fame. Il l'ha preso chez lui. Lo ha preso a casa sua. Et pendant 10 ans, tous les soirs, cet homme est venu, il avait son repas du soir et il avait une couverture et un lit pour pouvoir dormir. E per 10 anni, tutte le sere questo uomo è tornato, così trovava un pasto e una coperta per dormire la notte. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre-là. E di esempi di questo tipo ce ne sono tanti. Alors bien sûr, il y a des Algériens qui pensent ou qui sont un peu tourmentés, disons, mais ils ne sont pas musulmans, donc ils ne vont pas aller au ciel. Certo, ci sono anche degli algerini che ci vedono e che si interrogano e dicono, ma non sono musulmani, non andranno in cielo. Quelquefois on nous dit, mais c'est dommage, tu pries, tu fais le bien, tu es quelquefois mieux que nous, mais tu n'es pas musulman, donc tu n'iras pas au ciel. Ci dicono a volte, ma tu preghi, fai del bene anche più di noi, però non sei musulmano e quindi non andrai in cielo. Bon, ça on le dit de moins en moins. Anche se questo lo si dice, lo si sente dire sempre meno. Je vais vous raconter une histoire. J'étais enseignant d'anglais dans un collège de jeunes filles. Vi racconto una piccola storia. Sono stato insegnante di inglese in un collegio, una scuola di ragazze. E alla fine della classe, alla fine di una lezione, 4 figlie sono venute devant mon bureau. 4 ragazze sono venute alla cattedra. Donc je ne pouvais pas sortir. E quindi non potevo neanche, mi hanno bloccato, non potevo uscire. Et l'une d'entre elles m'a dit, monsieur, on voudrait te demander quelque chose. E una mi ha detto, vorrei chiederle qualcosa, signore. Sérieusement. E con molta serietà. Bon, je croyais qu'il s'agissait d'un problème de la classe. Pensavo si trattasse di una questione di scuola. Et puis elle se plante devant moi, regarde ses 3 compagnes. Si mette davanti a me, guarda le sue compagne. Et puis elle me dit, me regardant dans les yeux, Ashhad, monsieur, fais la profession de foi musulmane. E poi guardandomi negli occhi mi dice, fai la professione di fede musulmana, la shahada. Alors je dis, mais moi je suis chrétien, je te respecte, tu es musulmane, moi je suis chrétien, je ne vais pas renier la religion dans laquelle je suis né, la religion de mes parents, et je suis le chemin de Jésus, toi tu suis le chemin de Mohammed. E allora le ho risposto, ma io ti rispetto, tu sei musulmana, io sono cristiano, continuo
a seguire la religione che sento dei miei genitori. Allora, elle me dit, bien, tu iras en enfer. Allora mi ha detto, andrai all'inferno. Alors une autre qui est restée, qui est grand-mère maintenant, que je connais bien. E un'altra compagna che conosco bene ancora e intanto è diventata nonna. S'est détachée du groupe. Si è staccata dal gruppo. Elle a regardé ses trois camarades. Ha guardato le tre compagne. Et elle m'a dit. E mi ha detto. Eh bien, monsieur, si moi je suis dans le ciel, et si toi tu es en enfer, je te promets de descendre dans les enfers pour aller te chercher. Ebbene, signor professore, se io sarò in cielo, vedo che sei all'inferno, all'inferno ti prometto che scenderò per venire a salvarti. Comme quoi le langage du cœur et le langage de l'amour est plus fort que celui du dogme. Il linguaggio del cuore e il linguaggio dell'amore è più forte del dogma. E c'est ça qui nous demande, qui nous aide à vivre dans ce pays. Ed è quello che ci aiuta a vivere in questo paese. Bon, je voudrais continuer parce qu'on va se demander qu'est-ce qu'on fait dans ce pays. Continuiamo a chiederci che cosa facciamo in questo paese. Nous ne faisons pas que d'aller boire le thé chez les gens. Non è che andiamo soltanto a bere il tè a casa della gente. Nous avons multiplié un certain nombre d'actions. Abbiamo moltiplicato un certo numero di iniziative. Mais peut-être là je pars sur d'autres questions. Oui, mais bon. Nous avons pu déterminer notre projet diocésain autour de trois lettres C. Abbiamo organizzato il nostro progetto, il nostro piano diocesano attorno a tre C. Et je crois que là nous rejoignons les intuitions fondamentales et du fondateur des missionnaires d'Afrique, des Pères Blancs, le cardinal Lavigerie. E penso che in questo modo raggiungiamo delle intenzioni fondamentali, tra cui quella del fondatore dei Padri Bianchi, la Vigerie. E che ha fondato anche le Sœurs Blanches. E che ha fondato anche le Suore Bianche, sì. E anche du père du frère Charles de Foucault. E anche le intenzioni di Charles de Foucault. 3 C. Le 3 C. La culture. Cultura. La caritas. Carità. E la contemplation. Contemplazione. Ce sont 3 dimensions importantes de notre vie en Algérie. 3 dimensioni importanti della nostra vita in Algeria. Alors autour de la culture, la première chose que nous faisons, la première chose que font les jeunes quand ils arrivent, c'est d'apprendre la langue. Quanto alla cultura, la prima cosa è, che fanno i giovani quando vengono è imparare la lingua. C'est d'apprendre l'arabe. L'arabo. Bon, c'est une langue un peu difficile. Una lingua un po' difficile. Et nous offrons toujours une année pour ceux qui arrivent pour apprendre la langue. E a quelli che arrivano per la prima volta diamo sempre un anno per totalmente dedicarsi allo studio della lingua. Et en ce sens-là, nous rejoignons très fort Charles de Foucault qui a appris la langue touareg. E in questo ritroviamo Charles de Foucault che ha imparato anche la lingua dei Touareg. Il a écrit 4 volumes, un dictionnaire de 4 volumes sur la langue touareg. Ha scritto un dizionario in 4 volumi grandi di lingua touareg. Qui fait encore autorité aujourd'hui. Che è ancora oggi di riferimento. Donc nous apprenons la langue, nous nous plongeons dans la culture de ce peuple qui nous accueille. Ci immergiamo dunque attraverso la lingua nella cultura di questo popolo che ci accoglie. Et puis à travers nos activités, nous ouvrons aussi ce peuple algérien à d'autres cultures. E poi attraverso le nostre attività, a nostra volta, apriamo il popolo algerino ad altre culture. Il y a plusieurs cultures dans cette église, puisque nous sommes 19 nationalités. E nella nostra chiesa ci sono diverse culture, siamo 19 nazionalità. Sommes une centaine de chrétiens et je vous dis 18 nationalités. 100 cristiani circa e 18 nazionalità. Donc nous présentons aussi l'image d'une église universelle. E quindi presentiamo anche l'immagine di una chiesa universale. Ouverte all'universale. Aperta all'universale. Voilà pour ce qui est de la culture. Nous avons des bibliothèques que nous mettons à la disposition des jeunes. Abbiamo anche delle biblioteche che mettiamo a disposizione dei giovani. Alors la question culturelle est très importante pour nous. Per noi la questione culturale è molto importante. Parce qu'elle est la dimension d'incarnation. Jésus en venant dans le monde, il s'est fait
chair. Et le verbe s'est fait chair. Ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un de son peuple. La cultura corrisponde al, cioè entrare nella cultura e occuparsi di questo corrisponde all'incarnazione di Gesù, Gesù che si è fatto carne, che è entrato nella nostra cultura. Voilà pour la culture. Il y a la deuxième dimension, c'est la caritas. L'altra dimensione è la carità. C'est de vivre la charité du Christ et de l'offrir à tout le monde. Vivere la carità di Cristo e offrirla a tutti. Alors, nous avons développé surtout chez les sœurs, parce que les sœurs rentrent dans les familles. Abbiamo sviluppato soprattutto grazie alle suore, perché loro riescono di più a entrare nelle famiglie. Un service auprès des enfants handicapés. Un servizio per sostenere i bambini disabili. Au Sahara, il y a malheureusement beaucoup de mariages consanguins. Nel Sahara purtroppo ci sono molti matrimoni di consanguinei. Et cela a pour conséquence la naissance d'enfants qui sont quelquefois handicapés. E questo provoca un maggior numero di bambini, di figli con disabilità. Et l'État ne peut pas faire face à tous ces enfants. E lo Stato non è in grado di far fronte, di venire incontro alle necessità di tutti questi ragazzi. Alors souvent dans une famille, l'enfant handicapé reste caché. Così succede spesso che nelle famiglie il figlio handicappato rimanga nascosto. E la mamma non ha la possibilità di poter s'occupare di questo enfant, elle è già prise par les autres enfants, e cet enfant-là n'a pas la possibilità d'un développement normale. E la mamma non ha nemmeno la possibilità di occuparsene adeguatamente, perché già deve pensare agli altri fratelli, e così il bambino handicappato rimane ancora più indietro. Nous avons plusieurs religieuses qui vont dans les familles et qui aident la maman à s'occuper de cet enfant handicapé. Quindi diverse suore entrano nelle famiglie e aiutano queste mamme ad occuparsi dei loro bambini più. Et cet enfant handicapé qui était caché revient au centre de la famille. E così il bambino handicappato torna al centro della famiglia. Parce que la maman a les moyens et commence à savoir comment s'occuper de cet enfant. Perché la mamma comincia a capire come trattare e occuparsi di questo bambino. E il y a une sœur qui vient spécialement pour cet enfant. E c'è una suora che viene proprio apposta per quel bambino. Et c'est quelquefois une vraie résurrection pour l'enfant handicapé et pour la famille. E in vari casi è una vera risurrezione sia per il bambino che per la stessa famiglia. Alors dans ces activités caritas, il y a aussi la promotion féminine. E in questo settore della carità c'è la promozione femminile. Nous essayons de rejoindre des villages qui sont loin des grandes villes. Noi cerchiamo di arrivare soprattutto ai villaggi più lontani dalle grandi città. Pour réunir les femmes. Per riunire le donne. Et puis leur apprendre la couture, le tricot, le tissage, la broderie. Insegnare loro lavori come il ricamo, cucire, tessere. Et puis quelquefois, quand il s'agit de la broderie, nous essayons aussi de faire vendre cet artisanat ou donner la possibilité à la femme d'avoir de l'argent pour elle. E cerchiamo anche di fare in modo che questi prodotti di artigianato, in particolare il ricamo, possano essere venduti e così che ci sia un po' di entrate che aiutino la donna e la famiglia. Voilà. Et puis là, une troisième activité, surtout chez les sœurs. Les sœurs ouvrent leur maison et aident les enfants déjà scolarisés à l'étude du français. Un'altra attività, anche questa sviluppata soprattutto dalle suore, è quella di che aprono le loro case e aiutano i bambini, quelli già un po' scolarizzati, anche a imparare il francese. Parce que le français donne la possibilité de l'accès au domaine scientifique. Perché il francese è una lingua che dà la possibilità di accedere al campo scientifico. Les sciences sont enseignées en français. Le scienze in Algeria sono insegnate in francese. Donc c'est aider les enfants à pouvoir préparer déjà leur avenir. E in questo modo si aiutano i ragazzi a preparare il loro avvenire. Alors je parle du troisième C qui est la contemplation. Siamo alla terza C, la contemplazione. Nous avons la chance d'avoir plusieurs communautés contemplatives sur le diocèse. E abbiamo la fortuna di avere diverse comunità contemplative in diocesi. Les petites sœurs de Jésus,
Le piccole sorelle di Gesù. Des petits frères de Jésus. I piccoli fratelli di Gesù. Des petites sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Le piccole sorelle del Sacro-Cuore di et Gesù. Des petits frères de l'Évangile. E i piccoli fratelli del Vangelo. Qui vivent dans, disons, dans la proximité de la population et qui vivent de leurs mains, de leur travail, de leur et qui aussi sont des communautés de contemplation et de prière. Che sono tutte comunità che vivono proprio molto vicine, inserite nell'ambiente della gente, vivono del lavoro delle loro mani e si dedicano molto anche alla preghiera e alla contemplazione. Et les gens comprennent très bien qu'on puisse consacrer sa vie à la prière. E le persone lo capiscono molto bene che si può consacrare e dedicare una vita alla preghiera. Alors le travail de l'évêque, c'est d'avoir un troisième grand C. A questo punto il lavoro del vescovo è di avere una quarta grande C. Qui est le grand C de la communion. Quella della comunione. Pour faire l'unité de ces 12 communautés chrétiennes dispersées sur notre grand désert. Per mantenere l'unità di queste 12 comunità disperse nel grande deserto. Alors le siège épiscopal de l'évêque. La sede episcopale del vescovo. C'est un siège de voiture. È una poltrona di macchina. Et donc d'aller de communauté en communauté et d'être nomade et de se mettre à la disposition des communautés et de vivre, faire vivre ces communautés, de les visiter, de les encourager et en même temps. Andare di comunità in comunità, visitarle, incoraggiarle, farle vivificarle. Et en même temps d'aller voir les amis algériens de ces communautés. E allo stesso tempo visitare gli amici algerini di queste comunità. Et je sais que quand je vais dans une, quand je m'annonce dans une communauté, je sais aussi qu'il y a de nombreux amis algériens qui m'attendent pour inviter chez eux. E quando dico che andrò in una comunità, so che ci saranno anche molti amici algerini che mi aspettano per incontrarci. Voilà quelle est notre église, que je résumerai un peu comme le disait Pierre par rapport à Jésus. Così la nostra chiesa, che riassumerei un po' come disse Pietro con Gesù. Qu'est-ce qu'il disait de Jésus? Il est passé en faisant le bien. Che cosa ha detto di Gesù? È passato facendo il bene. L'essence même de notre vocation chrétienne, c'est de faire le bien. È l'essenza stessa della nostra vocazione cristiana, fare il bene. Que ceux qui ne peuvent pas faire le bien lèvent la main. Che chi non può fare il bene alzi la mano. Tous. Nous tutti. Sommes unis dans cette vocation, cette belle vocation qui est à la façon de Jésus de faire le bien là où nous sommes. Tutti siamo uniti da questa stessa vocazione alla maniera di Gesù, che è di fare del bene là dove ci avec troviamo. Les moyens que nous avons. E con i mezzi che abbiamo. Et ça, c'est à la portée de nous tous, que nous soyons dans le désert ou que nous soyons ici dans cette ville. E questa è la portata di tutti, che ci troviamo nel deserto oppure in questa città. Voilà. Il deserto. Allora sì. Passiamo al deserto. Ah sì, il deserto. Saltiamo un po', ma ça va? Perché... N'est pas fatigué un peu? Ne stanchi? Ah, può ancora il deserto. Si sente abbastanza bene? Perfetto. Sì, sì. Sei perfetto. Sì. La traduzione... Simplement un mot sur le désert. Comme ça vous achèterez mon livre et vous verrez. Una parola proprio sul deserto, così dice, poi prendete il libro e capirete meglio. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais attiré par le désert. Mi sono sempre domandato perché mi sento così attirato dal deserto. Depuis le temps de mes études, je rêvais du désert. Fin dal tempo dei miei studi sognavo il deserto. Je suis arrivé au désert. E sono arrivato al deserto. Il y a une espèce d'alliance et de compagnonnage entre le bon que j'éprouve entre le désert et moi. C'è una specie di alleanza di andare insieme tra quello che sono io e il deserto. J'ai fait des milliers de kilomètres dans le désert. Ho fatto migliaia e migliaia di chilometri nel deserto. Je ne me suis jamais ennuyé dans le désert. Non mi ci sono mai annoiato. Que je conduise ou que ce soit quelqu'un d'autre qui conduise. Che sia io a guidare la macchina oppure che qualcun altro che guidi.
Je me suis toujours demandé pourquoi. Mi sono sempre domandato perché. Et finalement, j'ai découvert que nous sommes tous et toutes, nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous-mêmes un très grand désert. E alla fine ho scoperto che abbiamo tutti e tutte all'interno di noi, dentro di noi, un grande deserto. Le cœur de la personne humaine, le plus profond de la personne humaine, est un vaste désert. Il cuore stesso della persona umana, nel suo profondo, è un vasto deserto. Et il peut susciter, disons, deux sentiments. E questo può suscitare due sentimenti. Le sens de la grandeur de Dieu. Il senso della grandezza di Dio. Quand vous êtes dans le désert et que vous pensez à Dieu, vous pouvez dire qu'il est grand ce Dieu pour qu'il habite ce désert. Quando siete nel deserto e vi guardate attorno e vi dite come è grande Dio per abitare in questo luogo. Et d'autres fois c'est la solitude. E l'altro sentimento è quello della solitudine. Mais où est Dieu dans ce désert? Ma dov'è Dio in questo deserto? Somme un tout petit grain de sable. Dans ce vaste désert. Noi siamo un granello di sabbia in questo vasto deserto. Nous sommes habités par ces deux aspects du désert, la grandeur, l'ampleur, la présence de Dieu. Noi siamo abitati da questi due aspetti del deserto, la grandezza di Dio et aussi son absence. E anche la sua assenza. Et la solitude. E la solitudine. Et je crois que Dieu comble à la fois cette présence en nous, en nous-mêmes. E aussi cette solitude qui nous habite tous. E credo che Dio riempia in noi sia la presenza sia la solitudine. Donc nous avons tous un désert en nous-mêmes qui ne demande qu'à être habité par Dieu. Noi abbiamo dentro di noi tutti un deserto che domanda soltanto di essere abitato da Dio. Dans le reste, vous pourrez le lire dans le livre. Il resto lo potete leggere nel libro. Bon, je voudrais dire un mot sur les migrations. Ma vorrei aggiungere una parola sulla migrazione, così mi ha anticipato una domanda. Oui, c'est ça. Ah. Ma che penso sia una domanda di tutti. Sì, il y a à peu près en Algérie actuellement entre 300 et 400 000 migrants. Ci sono in questo momento in Algeria tra i 300 e i 400 mila migrati. Qui ont traversé déjà le désert. Che hanno già attraversato il deserto. Et chaque année, des centaines et des milliers meurent dans le désert. E ogni anno ne muoiono a centinaia nel deserto, migliaia. Et beaucoup cherchent à passer la mer pour pouvoir venir en Europe. Tanti cercano di passare il mare per venire in Europa. Alors pour nous, Église, c'est quelque chose d'énorme. Nous sommes 100. Per noi Chiesa è una sfida enorme, noi siamo appena 100. Comment faire pour accueillir ces nombreux migrants qui frappent à notre porte? Come fare ad accogliere questi numerosi migranti che bussano alla nostra porta? Nous ne pouvons pas leur donner d'argent. Non possiamo dargli soldi. Mais nous pouvons leur donner notre amitié, notre écoute. Ma possiamo dare loro il nostro ascolto, la nostra amicizia. Ils ont besoin d'être écoutés. Hanno bisogno di essere ascoltati. D'avoir notre oreille, notre attention, d'être reconnus non pas comme des migrants, mais comme des personnes. Hanno bisogno di essere ascoltati, di essere riconosciuti come delle persone, non come dei migranti. Et c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions les accueillir, même les mains vides, sans avoir quelque chose à leur donner. Per questo è importante che li accogliamo anche a mani vuote, anche senza avere qualcosa da dargli. Tu existes pour moi et tu as de l'importance parce que tu es une personne aimée de Dieu. Tu esisti per me, sei importante perché sei una persona amata da Dio. Mais au niveau pastoral, nous avons deux, disons, deux positions et deux attitudes incontournables. Ma a livello pastorale abbiamo due atteggiamenti che non possiamo, di cui non possiamo disfarci. La première, c'est l'accueil des personnes migrantes à notre prière. Il primo è l'accoglienza delle persone migranti nella nostra preghiera. De leur ouvrir notre espace pour qu'ils puissent prier et être eux-mêmes. Aprire loro il nostro spazio perché possano pregare. Une fois qu'ils sont dans notre communauté chrétienne, ils sont eux-mêmes. Una volta che sono dentro la nostra comunità cristiana, sono se stessi. Enfants de Dieu comme nous le sommes. Figli di Dio come noi. Font de la musique, ils dansent, ils chantent, ils rendent grâce à Dieu.
fanno musica, danzano, cantano, danno grazie a Dio. E il nous aide aussi à être un peu moins rigide dans notre liturgie. E aiutano anche noi a essere meno rigidi nelle nostre liturgie. La deuxième, disons, attitude incontournable, c'est celle du Samaritain. Il secondo atteggiamento indispensabile è quello del Samaritano. Toute personne qui arrive chez nous, qui est malade, qui est blessé, chiunque arrivi da noi, malato, ferito, nous la prenons en charge. Noi ce l'assumiamo. Nous la conduisons à l'hôpital. La portiamo all'ospedale. Nous lui achetons les médicaments. Gli compriamo le medicine. Jusqu'à ce que la personne soit en bon état. Finché sia arrivi a essere in buona salute. Et après, nous faisons comme le Samaritain, nous la laissons partir. E poi come samaritano la lasciamo partire. Parce que nous ne pouvons pas faire autre chose. Perché di più non possiamo fare. Mais souvent, une sorte d'amitié naît et ce migrant, cette personne migrante, a été reçue, a été respectée et aussi retrouve sa dignité de personne. Ma spesso nasce una amicizia anche con questa persona migrante che si vede rispettata. Et je crois que c'est très important. Nous ne pouvons pas faire grand chose, mais redonner la dignité à une personne, c'est la remettre debout. Non possiamo fare granché, però dare la dignità a una persona vuol dire rimetterla in piedi. Et puis de l'abandonner à Dieu parce que nous ne pouvons pas faire autre chose. E poi lasciarla nelle mani di Dio perché noi più di così non possiamo fare. Merci pour votre écoute. Grazie per il vostro ascolto. Bon. Apriamo alle domande o interventi del pubblico. Ci devo parlare? No. Oui, nella sua diocesi ha detto che siete in 100, ma quante diocesi ci sono in Algeria? E quanti ci sono altri italiani oppure vescovi del luogo, algerini? Io sono proprio ignorante, sì. Per cui è una domanda stupida forse. No, il y a 4 diocesi. Ci sono 4 diocesi. Un diocese dans le sud, che è il diocese du Sahara. La diocesi del sud, che è quella del Sahara, la sua. Il n'y a pratiquement pas de chrétiens. Dove non ci sono praticamente cristiani. Sauf quelques-uns qui sont sur les bases de pétrole que nous avons du mal à rejoindre. Tranne alcuni che sono nei campi petroliferi ma che facciamo fatica a incontrare. Par contre, dans les 3 diocèses du nord, il y a des petites communautés chrétiennes et même des communautés chrétiennes assez importantes. Invece nelle 3 diocesi del nord ci sono delle piccole comunità cristiane, alcune anche di una certa consistenza. Donc il y a quelques milliers de chrétiens sur l'ensemble de l'Algérie, plus des communautés évangéliques. Quindi si può parlare di qualche migliaio di cristiani cattolici nella in tutta l'Algeria, più gli evangelici. Sì. Mais dans le diocèse du Sahara, je vous dis, nous sommes une centaine de chrétiens. Il y a un prêtre qui est un prêtre italien qui est à Hassim Essaoud, qui est le centre, disons le cerveau du monde pétrolier. Quindi siamo una centinaia di cristiani, c'è anche un prete italiano che è in una città che è nel cuore del campo petrolifero. E qui fait le tour des bases pour aller rencontrer les chrétiens, surtout italiens ou français ou anglais qui sont dans les bases et qui ne peuvent pas sortir. E che fa il giro di queste basi petrolifere per incontrare soprattutto italiani, francesi o altri che non possono nemmeno uscire da questi spazi. Ma chiedeva anche sacerdoti e vescovi. Ah beh, oui, il y a 3. Chaque diocèse a un évêque, donc il y a 4 évêques. Oui, mais de quelle origine? Alors, il y en a un qui a pris la nationalité algérienne, qui est d'origine française. Il y en a un autre qui est français, qui est un ancien avocat. Et puis, il y avait un prêtre jordanien, mais qui vient d'être nommé non-apostolique au Pakistan. Sì, quindi ce n'è uno che ha preso la nazionalità algerina e francese, un altro che
sempre francese di nazionalità, era un avvocato. Poi c'era ad Algeri un giordano che però di recente è stato nominato nunzio apostolico in Pakistan. Je ne sais pas quel sera mon successeur. E non sa chi sarà il suo successore perché sta arrivando all'età in cui si presenta la rinuncia canonica. Vous avez sommeil, hein? Ça va? Bon. No, forse faccio io una domanda ancora. E fra di voi vescovi avete la unità, nel senso che avete la stessa direzione? Lavorate? Oui, c'est indispensable. È indispensabile. Nous nous voyons régulièrement. Avec souvent les vicaires généraux, parce que ça fait un groupe plus important que 4 évêques plus 4 vicaires généraux, ça fait un groupe plus important que pastoral. No, perché dire in Italia no catechesi, no questo, cioè quello che lei porta avanti nella sua diocesi è inconcepibile per una nelle nostre diocesi, questo suo aspetto, cioè di comunione senza catechizzazione e senza l'evangelizzazione attraverso lo stare insieme, il volersi bene, il rispettarsi, il dialogo, ma senza parlare di Gesù, insomma, solo attraverso la testimonianza. Per noi in Italia, anche chi parte in missione, è quasi inconcepibile questo discorso. Posso aggiungere una parola? No. Era una delle cose che mi ero segnato nel suo libro. Dice, ma c'è chi parla di pre-evangelizzazione. Ma a me non piace neanche questa parola pre-evangelizzazione, come se poi dovesse venire l'evangelizzazione. Je pense pas. Ça c'est un problème italien. Ce n'est pas notre problème. Questa prospettiva è una cosa italiana. Certo. Mais nous avons à être la présence vivante de Jésus au milieu de ce monde. Noi dobbiamo semplicemente essere la presenza viva di Gesù in mezzo al nostro ambiente. Et nous nous apercevons aussi qu'à travers les autres, c'est Jésus qui vient jusqu'à nous. E ci accorgiamo anche che attraverso gli altri Gesù viene a noi. C'est vrai que c'est une église un peu atypique. Sicuramente una chiesa un po' atipica. Mais Jésus a exalté d'abord ceux qui n'étaient pas de sa religion. Ma Gesù ha esaltato innanzitutto quelli che non erano della sua religione. Parce que chez le légionnaire romain, il a dit: je n'ai jamais vu de telle foi en Israël. Ha detto del legionario romano, non ho mai visto una fede così grande in Israele. Et devant la femme païenne qui lui a demandé de guérir sa fille, il a dit: femme, ta foi est grande, va ta fille vie. E alla donna pagana che gli aveva chiesto di guarirle la figlia, ha detto: vai, la tua fede ti ha salvato. Il faut réaliser que l'église n'est pas pour elle-même. Bisogna capire che la Chiesa non vive per se stessa. Que l'Église est au service de plus grand qu'elle. È al servizio di qualcosa di più grande di lei. Que l'Église est au service de l'avènement du royaume et le royaume de Dieu n'a pas de frontières. La Chiesa è al servizio della venuta del regno e il regno non ha frontiere. Ça a été toute la vie de Jésus. È stata questa tutta la vita di Gesù. Quand il est mort sur la croix, il était tout seul. Quando è morto in croce era solo. Il n'y avait plus personne. Mais il est mort pour tous. Ma è morto per tutti. Bon, voilà. Il y a un problema del fondamentalismo islamico, specialmente nel sud. Il problema del fondamentalismo islamico, specialmente tra i quari nel sud, c'è un problema oppure è ancora molto sopito la cosa? Pratiquement en Algérie, nous évitons jusqu'ici, parce que l'État algérien veille beaucoup à avoir, disons, un islam qui est un islam ouvert.
Mais bon, c'est un très gros problème, le problème de l'islamisme radical. Moi, ce que je déplore, c'est que cet islamisme radical vient de pays, les pays du pétrole, qui sont soutenus par l'Occident. Sì, in Algeria si tende ad avere un islam aperto, però il problema dell'islamismo radicale viene dall'esterno, da paesi del petrolio che sono a loro volta sostenuti dall'Occidente. I paesi occidentali sono a genou devant i paesi pétroliers e ceux qui sono all'origine dell'islamismo radicale, ce sono questi paesi-là. I paesi del ginocchio sono prostrati davanti ai paesi del petrolio e sono questi che portano di fondo l'islamismo radicale fino a noi. Nous voulons imposer à certains pays musulmans, comme nous avons voulu le faire en Libye, comme nous avons voulu le faire en Irak, nous voulons imposer un style, disons, de république européenne basée sur, disons, une conception européenne des choses. Et nous ne tenons pas suffisamment compte la mentalità di questi paesi-là. Nous avons voulu leur imposer une démocratie et nous avons complètement détruit l'Irak, nous avons complètement détruit la Libye, qui est devenue la source d'armes de tous les pays environnants. Noi vogliamo imporre una certa idea, un certo tipo di democrazia. I casi più patenti sono quelli dell'Iraq e della Libia. Distrutti ed è da lì adesso che viene il problema. Tout ça à cause du dieu dollar, du dieu pétrole. Tutto questo a causa del dio dollaro, del dio petrolio. Donc nous avons aussi une responsabilité. Quindi anche noi abbiamo la nostra parte di responsabilità. A me ha colpito molto la parte sul deserto. Mi chiedevo quanto questa vita nel deserto può parlare, vuol dire qualcosa a noi che siamo dell'Occidente, noi che siamo in Italia, che viviamo in una realtà completamente diversa, no? Cioè, se è possibile vivere nel deserto anche qua, insomma, e come? E te, per il discorso del deserto, è giusto che qualche modo mi interessa, per me che è molto lavoro. Je crois que c'est en intériorisant notre foi chrétienne. Penso che questo passi attraverso una interiorizzazione della nostra fede cristiana. Che nous avons besoin de revenir à l'Évangile qui a pris aussi sa source dans le désert à travers le Christ qui a vécu ses 40 ans dans le désert, à travers aussi le désert que nous pouvons faire en nous-mêmes. Abbiamo bisogno di tornare, di ripartire dal Vangelo che anche lui dove troviamo anche Cristo che ha vissuto i suoi 40 giorni nel deserto e i 40 anni del popolo ebreo. De donner sa place en nous un peu à la solitude, au silence, à l'écoute de la parole de Dieu. E lasciare spazio dentro di noi alla solitudine, al silenzio, alla parola di Dio. Mais ce que je souhaite, ce que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes, c'est de pouvoir venir faire un peu de désert chez moi. Ma quello che auguro a tutti voi è di poter venire a fare un po' di vero deserto da me. Oui. Et nous espérons que cette année qui s'ouvre pourra 2015-2016, qui va être le centenaire de la mort de Charles de Foucault, nous espérons que de nouveau la possibilité va être offerte de revenir faire des temps de désert dans le Sahara ou au Gard sur les pas de Charles de Foucault. E spero che adesso all'avvicinarsi del 2016, in cui ricorre il centenario della morte di Charles de Foucault, ci sia di nuovo la possibilità di venire normalmente a fare dei percorsi sui passi di Charles de Foucault. Voilà, merci pour votre question. Altre domande? Padre Aldo. Okay. Chi ha chiesto se ci sono dei missionari italiani in Algeria? Ah, esatto. Anna. Io. Ecco, io sono italiano. Sì. No, ma sì. E sono in Algeria. E il mio vescovo è il padre Claude Roux.
Ma vorrei solo aggiungere qualche cosa. Posso, je peux, monsieur, ajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Allora, monsignor Ro, il vescovo, ha parlato soprattutto della diocesi del sud, del deserto. E capisco la sorpresa di chi ha detto, dice, ma allora si parla di Gesù, sì o no, c'è una catechesi. L'Algeria è grande, 8 volte l'Italia, e il nord è differente dal sud. Là dove ho vissuto gli ultimi 3 anni, eh sì, noi veramente ci occupiamo, naturalmente ad Algeri, una città aperta dove il computer è di casa, il telefonino, eccetera, dove la gente, conoscendo ancora il francese, almeno è una minoranza importante, vedono tutte i canali francesi, vedete? Quindi c'è veramente in loro una ricerca, una curiosità di sapere chi è Gesù. E molti di loro, sempre una minoranza però, ascoltano i siti in arabo che, se non dal Medio Oriente o comunque da altri punti del globo, trasmettono delle informazioni sul Vangelo e su Gesù e sulla Chiesa, e con uno stile, direi, non di polemica o di disprezzo dell'altro, ma con rispetto e cercando di basarsi su prove scientifiche. Per cui là dove ho lavorato in questi ultimi 3 anni, nella Basilica di Nostra Signora d'Africa, che si è vuotata di cristiani, come ha spiegato il padre Claude, dopo l'indipendenza, perché sono partiti, si è riempita di musulmani. In 3 anni ne ho visti sfilare 210.000 più o meno, non è che abbia potuto parlare con tutti, ovviamente. Dovrei parlare sempre al plurale perché è una comunità che ci lavora. Ebbene, abbiamo un gruppo di gente, di catecumeni, non si chiamano così in Algeria, si chiamano cheminant, che vuol dire in cammino. E in questi 3 anni, ogni anno a Pasqua, l'arcivescovo di Algeri ha battezzato un piccolo gruppo di cristiani algerini convertiti. Ecco, non vuol dire che escludiamo quello, assolutamente, fa parte della nostra missione, ma è certo che il padre Claude ha sottolineato là dove è possibile. Ora, nel nord dell'Algeria, credetelo, c'è veramente un desiderio, sempre una minoranza, di conoscere Gesù, e a Nostra Signora d'Africa noi abbiamo venduto centinaia e centinaia di Vangeli, di Bibbie, ecco, che la gente compra. Un giorno c'era un poliziotto in borghese che ho riconosciuto subito, perché i poliziotti in borghese hanno tutti lo stesso tipo di scarpe ricevute dal governo. È un riconoscimento un po' particolare, ma ho visto subito, e dice, ma voi fate del proselitismo qui? Dico, no, perché? Dice, perché avete il Vangelo, la Bibbia, e la date alla gente. Dico, guardi dietro al Vangelo cosa c'è, o alla Bibbia, c'è il prezzo, questo è un prezzo di libreria. E dico, quanto a fare il proselitismo, ma sapete quante decine di persone sono venute qui in Basilica per dirmi di farmi musulmano? Dico, eventualmente il proselitismo siete voi a farlo. È partito subito. Ma c'è veramente, io personalmente mi occupavo di 4 catecumeni, una famiglia di lavoratori, marito e moglie, una deputata del Parlamento nazionale e un maggiore dell'esercito.
e sono veramente, hanno optato adesso, come diceva molto chiaramente il padre Claude, il popolo non è ancora pronto ad accettare questo, non è pronto, è un battesimo di desiderio che ricevono, ma quanti ce ne sono che sono veramente appassionati di vedere, e poi la venerazione che hanno per i padri morti in Kabilia, i padri bianchi, per i monaci di Tiberin, uomini martiri di Dio li chiamano. Quindi il padre Claude, a giusto titolo, ha messo l'accento su quello che è la missione musulmana, che è una vera missione, però sappiate che ci sono anche delle differenze e c'è qualcosa che si muove, soprattutto nell'Algeria del Nord. Mi sono permesso di fare. Sì, grazie. Il padre ha capito. Mm. Sì. Sì, sì, ecco. Je parle pour ma paroisse. Parlo delle mie parrocchie. Ognuno di quello che conosce. No, c'est pour vous dire que simplement notre mission auprès des musulmans, pour les musulmans et avec eux, a un sens évangélique profond. Era solo per dirvi che la nostra missione presso i musulmani, per loro e con loro, ha un senso evangelico profondo. Si quelqu'un me demande à être instruit de la foi chrétienne, je l'instruis de la foi chrétienne. Se qualcuno mi chiede di essere istruito sulla fede cristiana, io lo istruisco sulla fede cristiana. Si me demande pas. Altrimenti no. Che bello. C'era un'altra domanda, mi sembra una... l'edizione originale del libro data di qualche anno. Da allora adesso c'è qualche elemento di novità da sottolineare? Je pense que si j'avais un chapitre à écrire, je l'écrirais davantage sur le passage d'un islam monolithique à un islam pluriel. Se dovessi aggiungere un capitolo per colmare il tempo che manca tra l'edizione francese e quella italiana, lo scriverei sul passaggio da un islam monolitico a un islam più plurale. Je crois que nous ne pouvons plus parler de l'islam sans parler d'un islam pluraliste. Non possiamo più parlare di islam senza parlare di islam pluralista. Qui va depuis l'islam le plus radical vers l'islam mystique. Che va dall'islam più radicale a quello più mistico. Avec au milieu l'islam populaire simple. E in mezzo c'è quello, l'islam popolare semplice. Mais que, disons, l'information et l'actualité fait que nous, quand nous parlons, nous pensons l'islam, nous pensons l'islamisme radical, nous pensons Daesh, nous pensons l'ACMI, nous pensons tous ces mouvements radicaux qui sont minoritaires, mais dont les victimes sont surtout les musulmans. Purtroppo l'informazione centrata sull'attualità ci fa immediatamente pensare all'Islam radicale con queste sigle, Stato Islamico, Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, che è molto minoritario, ma fa molte vittime che sono però principalmente musulmani stessi. Et je parlerai aussi du phénomène relativement récent de la migration qui prend des proportions très grandes aussi en Algérie. E parlerei di più anche del fenomeno della migrazione che sta prendendo proporzioni molto più grandi anche in Algeria. Mais ça, ce sera une autre conférence. Prossima conferenza. Bene. Penso che abbia confermato quello che avevo buttato lì come ipotesi, che dall'Africa e a partire dall'Algeria viene sempre qualcosa di nuovo in molti sensi. Poi aggiungo, lì troverete vicino al libro qualche copia di una rivista che probabilmente già conoscete o di cui avete conoscenza, che girerà anche in centro missionario, Africa, è la rivista dei padri bianchi,
in cui collaboro nella redazione, chi vuole può prenderla liberamente, chi poi fosse afferrato da un insostenibile desiderio di fare subito l'abbonamento può farlo subito, oppure può pensarci e farlo quando meglio crede. Ci sono anche dei volantini con delle diverse formule tra cui uno può scegliere. In ogni caso si porti pure a casa chi vuole una copia. Grazie. Grazie.